i filmati presi dal web. Adesso invece parliamo di una storia che veramente ha del miracoloso, del prodigioso. Sono miracoli che non sempre avvengono, per la verità, però questa volta, come si suol dire, a Roma si invoca Santa Pupa, che è una santa immaginaria, fra l'altro, che è quella che protegge i bambini quando per la loro irruenza rischiano di farsi male. E non so se sia intervenuta Santa Pupa, però pensate che un bimbo che è di 6 anni, che è caduto dal 6° piano, quindi ha fatto un volo di quasi 20 metri, si è salvato, non è morto dopo una caduta come quella. Si chiama Diego, questo bimbo, è vivo, ha recuperato, perché certo qualche conseguenza ce l'ha avuta, però adesso sta molto meglio e addirittura è ritornato a scuola. E allora ne vogliamo parlare, anche perché è successo fra l'altro proprio l'altro ieri un altro caso analogo, un bimbo di 10 anni, lì il triste è che lo ha fatto volontariamente perché era stato sgridato, però anche lui si è salvato, quindi evidentemente c'è qualche angelo che li aiuta. Allora andiamo a trovare però il papà di Diego, che è qua con noi oggi, il signor Massimiliano Deserti. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno. Accanto a Massimiliano c'è uno dei medici che hanno curato Diego, il direttore del dipartimento di emergenza dell'azienda USL di Bologna, il dottor Giovanni Gordini. Come sta, dottore? Buongiorno. Allora, chi lo sa se i bambini si salvano perché c'è l'angioletto o perché sono più elastici o perché, chi lo sa, però veramente a volte sono prodigiosi questi salvataggi. C'è un bimbo che cade al 6° piano, ha poche possibilità di farcela. E invece Diego ce l'ha fatta, e anzi io vorrei aprire proprio andandolo a vedere, non è qua, lui è ancora, frequenta l'ospedale maggiore di Bologna, e allora noi abbiamo mandato la nostra Claudia Marra, che poi lì ha trovato altri ospiti, ecco la vedete, e c'è Diego con lei. Buongiorno. Ciao Claudia. Buongiorno. Ciao Diego. Buongiorno, con me sì, vedi, c'è proprio Diego, il bambino miracolato, e la sua mamma, la signora Daniela. Buongiorno. E tutta l'equipe dell'ospedale maggiore che dopo ti presenterò. Benissimo, che sono appunto tutti quelli che si sono dati da fare in questi mesi per curare Diego e insomma fargli dimenticare questa brutta avventura. Ma Diego ce lo dice come sta? Diego, come stai? Diego, come stai? Bene. Guardate qui. Guardate qui. Addirittura fai salti. Cioè sei diventato un ballerino. Ciao. Sei un ballerino? No. Potresti però. Ciao. Giancarlo, anche una cosa per te. Ha preparato una cosa. Che guarda. Cosa? Guarda. Non vedo niente da qua, già vedo poco da vicino, ma che rappresenta? È un disegno per te. Grazie, mi fa molto piacere. Sì. Adesso Claudia, se non lo perde, me lo porterà a Roma, la Marra che certo. Perde tutto. E ciao. Mi farà piacere averlo, grazie. Dopo torniamo, però fra poco torniamo a parlare con voi lì a Bologna. Intanto raccontiamo questa vicenda. Era il 17 di marzo del 2015 e Massimiliano, papà di Diego, era uscito di casa perché doveva accompagnare al lavoro la moglie e l'altra figlia. E quindi Diego è rimasto in casa da solo. Era la prima volta che rimaneva in casa da solo? Era la prima volta, sì. E è stata una scelta, adesso è successo purtroppo, una scelta sbagliata. Era la prima volta che succedeva, lui è sempre stato un bimbo tranquillo, molto tranquillo e molto autonomo. Quindi lui si guardava il suo cartone animati mentre faceva colazione, nell'intervallo lei sapeva che erano pochi si vestiva, sì, erano 10 minuti sono stati proprio, perché sia la scuola che il lavoro di mia moglie sono vicini a casa. E quindi pioveva, in quel momento dovevo andare in ufficio con una macchina sola, abbiamo preso quella decisione, insomma, non utilizzavo lo scooter, avrei usato quella macchina. Ecco, Diego non aveva mai dato motivo di pensare che avrebbe potuto fare una cosa del genere, non si era mai avvicinato alle finestre, invece quel giorno da solo ha aperto la finestra della sua camera e niente, è uscito nel balcone e ha superato la balaustra,
Lui si era già vestito come da bravo bambino, sì. Superato la balaustra, si è attaccato al tubo del gas, ha cominciato a scendere giù, poi dopo un po' non ha tenuto. E sì. Quindi è piombato sul porfido sotto del cortile. Mamma mia, quindi proprio. Io quando sono arrivato me lo sono trovato lì. Ecco, perché nel frattempo il papà è tornato, Massimiliano è ritornato e ha visto già le prime persone che erano andate a soccorrere Diego, sì. Quindi ha visto questo capannello di persone e poi ha capito. Io non capivo, cioè subito non capivo, nel senso che non mi rendevo conto di cosa potesse essere successo. E quindi per fortuna c'è stata una persona che ha chiamato immediatamente il 118 che la ringrazia ancora e basta. Diego piangeva fiermente. Lui era sveglio, era vigile, no, diciamo. Non proprio vigile, diciamo. Però... che era un pochino sveglio. Io mi ci sono fiondato sopra, ovviamente senza muovere, perché mi hanno bloccato le altre persone. Cioè, poteva fare e ho cominciato a urlargli di non lasciarmi, di non abbandonarmi, e ce l'ha fatta, insomma. Lui e infatti era vigile, insomma, non privo di sensi, anche quando è arrivato in ospedale. E lì, dottor Cordini, lei l'ha visto quando è arrivato? Io l'ho visto poco dopo, l'hanno visto gli altri colleghi dell'equipe, lui era ancora abbastanza vigile, ovviamente sapevamo che era a rischio di peggiorare nella primissima fase, come è avvenuto, visto che la dinamica del trauma, della caduta era stata così imponente, lui aveva un trauma al braccio, un trauma toracico, un trauma al bacino, ci preoccupava il trauma cranico ed è peggiorato nella prima mezz'ora e lì l'equipe ha dovuto fare tutto quello che è necessario fare, quindi certo. Accelerare i tempi, fare l'attacco e correre in sala operatoria. In una caduta come quella è inevitabile battere la testa, anche se uno non cade con la testa in giù, anche se cade col resto del corpo, poi la testa per forza di cose va a sbattere e questo può provocare, come nel caso, esatto. Un ematoma. Ha provocato un ematoma che era pericoloso perché comprimeva il cervello e questa era la causa del suo peggioramento clinico. Prima era più o meno cosciente, dopo ha perso coscienza. E poi con lo svilupparsi dell'ematoma è andato in coma. È andato in coma e questo ha voluto dire correre in sala operatoria e provare a accelerare i tempi al massimo per intanto risolvere quel problema, certo. Quello che era il prioritario in quel momento che era legato certo. Al trauma cranico. E poi appunto l'unica cosa da fare è cercare di aspirare l'ematoma. Insomma. Di aprire la scatola cranica, togliere l'ematoma e poi lasciare in modo che il cervello, che aveva già subito alcuni danni, potesse rigonfiarsi senza rimanere chiuso dentro la scatola cranica. Certo, senza subire danni permanenti. Una parte di osso è stata tolta per consentire al cervello, diciamo, di potersi... Beh, insomma, quindi una cosa molto delicata, che però è stata affrontata bene e tempestivamente. E ha dato poi insomma i suoi esiti, perché poi Diego è migliorato e ha dovuto però affrontare un lungo percorso di recupero, perché comunque sia, quando è uscito alcune funzioni le ha dovute ripristinare. Certo. Lui è uscito da noi che stava meglio, era già in contatto, aveva alcuni diciamo esiti, soprattutto motori, che erano un po' la conseguenza del trauma che aveva avuto, anche di quello del braccio e del bacino, e quindi finiti le quasi 3 settimane di degenza in rianimazione da noi, è andato poi nella struttura di riabilitazione di Ferrara, che è quella... Adesso l'abbiamo visto ballare, quindi siamo tranquilli sul suo recupero. E vorremmo, ecco, tornare a Bologna, che vorremmo che Claudia ci facesse spiegare dai medici che hanno curato Diego come è andata, come prosegue, che esiti ha dato la seconda fase, quella della riabilitazione, quella che sta... che addirittura gli ha consentito di tornare a scuola. Allora sì, Giancarlo, io questa domanda la rivolgo, accanto a me c'è il dottor Mino Zucchelli, neurochirurgo pediatrico, che ha eseguito l'ultima operazione, la più recente. Sì, in effetti io rappresento la fine di un percorso che ha avuto un lieto fine e che ci permette appunto di vedere adesso Diego saltare, andare a scuola e per noi... questo è evidente, è una grandissima soddisfazione. Il percorso è iniziato qui al Maggiore, grazie all'equipe del dottor Gordini, ai neurochirurghi, al dottor Sturiale, alla dottoressa Serchi, al dottor Cuoci, che hanno fisicamente salvato la vita al bambino, ai anestesisti e rianimatori che hanno permesso al bambino di raggiungere un buono svezzamento, di poter uscire dall'ospedale per fare
la riabilitazione, come appunto è già stato detto, per poter arrivare poi a concludere l'iter in neurochirurgia pediatrica con il riposizionamento dell'osso che era stato necessario rimuovere al fine di fare respirare e al fine di fare respirare il cervello e uscire dalla fase iperacuta. Certo. Ecco ciò che c'è anche sì, la mamma. Sì, Giancarlo, come vedi, appunto. Sì, c'è la mamma, la signora Daniela Alvoni. Salutiamo, buongiorno. Vuoi rivolgere Daniela qualche domanda? Beh, insomma, buongiorno. Dalla mamma vorrei sapere come si è comportato Diego, perché far fare la riabilitazione ad un adulto che è consapevole che gli sforzi della riabilitazione hanno una finalità precisa, cioè per un bambino forse è più difficile. Com'è stato Diego? Bravo. Sì, Diego è stato sempre molto coraggioso, non ha mai mollato, ci ha sempre sostenuto con il suo operato perché era sempre attivo, gioioso anche negli impegni quotidiani e quindi questo ci dava la forza per andare avanti e di questo noi l'abbiamo insieme a lui e sostenuti da tutte le equip degli ospedali che ringraziamo pubblicamente, il Maggiore, il Bellaria e l'ospedale San Giorgio di Ferrara, siamo riusciti a questo percorso, abbiamo superato tante colline e adesso speriamo di aver veramente iniziato la discesa. Io me lo auguro, mi sembra guardando Diego di poterlo credere. Allora, non gli voglio chiedere se è contento di essere tornato a scuola perché non lo voglio obbligare a mentire, però a noi fa piacere vederlo vispo, asillo e allegro e circondato da tutti quegli angeli in camice bianco che si sono occupati di lui in maniera così utile, in maniera così proficua. Grazie allora a tutti, grazie a Claudia, alla signora Daniela, al dottor Deserti, alla dottoressa Serchi. Buongiorno. E grazie anche a voi che siete stati qui con noi, il dottor Giovanni Gordini e papà Massimiliano. Mi sembra che la strada sia veramente quella della guarigione, possiamo dichiararci contenti e sicuramente c'è del prodigioso, ma sicuramente c'è anche tanta professionalità nel recupero di questo bambino. Grazie, grazie a tutti, grazie a voi, grazie a Bologna, andiamo in cucina.